visto presenti sul terreno. Grazie. Onorevole Pisierno, un minuto. Grazie naturalmente anche all'alto rappresentante Mogherini per le sue parole, ma anche come è stato riconosciuto da tutti i colleghi per l'impegno puntuale, preciso, importante che ha messo nel buon esito delle negoziazioni tra l'Unione Europea e Cuba. Io, colleghi, credo che non si possa negare che Cuba abbia fatto passi importanti negli ultimi 20 anni. Direi che molti dei progressi compiuti hanno una portata storica, così come storica è la firma dell'accordo UE-Cuba dello scorso 11 marzo. Ancora molto deve essere fatto, naturalmente, ma possiamo dire con certezza che la strada intrapresa è quella giusta e faremo di tutto per mantenerla. Io credo che la posizione comune è stata ormai palesemente superata, devono essere superate molte cose, è stato citato già l'embargo e io confido che quella misura che per troppi tempi ha punito il popolo cubano venga superata. Mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, che diceva che nessuna nazione può vivere da sola. Ecco, io credo che noi siamo qui per essere sinceramente vicini al popolo cubano e il lavoro presentato dall'alto rappresentante ci dà speranza per un futuro migliore per Cuba e per le relazioni con l'Europa. Dziękuję za ten cytat z papieża i za przemówienie. Bardzo proszę. La ringrazio per aver citato il Papa. Adesso do la parola all'onorevole Bilbao Barandica. Grazie, Presidente. Ringrazio la signora Mogherini, il Servizio Esterno dell'Unione Europea, per aver firmato l'accordo sul dialogo e cooperazione.